cari telespettatori, buonasera a tutti benvenuti in una nuova puntata di ABS motori, come potete vedere questa sera il tema e l'atmosfera è natalizia, già inizio male Giuseppe Polari al mio fianco, Ciao, buonasera buonasera Francesca Agnati buonasera ai nostri telespettatori e il clima è natalizio sì. bisognerebbe iniziare con oh oh oh, oh, oh. Buon, Natale. buon Natale E tra poco, tra e tra poco, poco tra tre qualche, giorni, esatto, qualche giorno, qualche giorno. siamo a Natale insomma, diciamo che questa è l'ultima puntata Dell'anno, eh, tante puntate, abbiamo toccato tantissimi argomenti. Eh, cosa possiamo aggiungere, Francesca? Cosa abbiamo fatto in questi 365 giorni? Allora, proprio come appena anticipato, eh, oltre al nostro programma televisivo ABS Motori, 2SG Editore fa veramente tante cose. Diciamolo: ci impegniamo sotto diversi punti di vista e abbiamo creato questo video per farvi vedere un pochino tutte quelle che sono le nostre realizzazioni, Chiaro. chiamiamole così. Proprio Quindi, tutte? Sì, ci sono tutte. La maggior parte? La maggior diciamo. parte, perché poi è vero, facciamo sempre, sempre di più, forse troppo. Non ci stanchiamo mai. <ride> non ci stanchiamo mai. Comunque, guardate questo video per vedere tutte le attività di 2SG. Quasi tutte. 2SG Editore è una giovane realtà editoriale che si occupa di riviste, tra cui il Giornale del Meccanico, il Giornale dell'Aftermarket, il Giornale dell'Aftermarket Moto, Io Carrozziere, con contenuti inediti ed interviste agli operatori. Con oltre 65 puntate, da più di un anno 2SG è sbarcata nel mondo televisivo, ma non solo. La realtà si impegna anche nell'organizzazione di eventi esclusivi o occasioni uniche, come gare tra officine, tra giovani autoriparatori, tra carrozzeri e ricambisti. E l'Automotive Campus, momento di aggregazione tra le principali realtà aftermarket. La formazione è al centro della filosofia di 2SG con il programma GM Edu per avvicinare la scuola al mondo del lavoro. ABS Motori, inoltre, è l'unico programma TV che tratta di aftermarket, con talk show e contenuti inediti. Informazione, passione e valore è quello che 2SG Editore si impegna a trasmettervi giorno dopo giorno. Hai visto, Francesca, quante attività abbiamo fatto nel corso dell'anno, ma tra le tante attività abbiamo chiesto anche un parere ai nostri diciamo, amici, ma non solo, collaboratori, esponenti, fornitori, eccetera, eccetera. Sentite che cosa hanno detto proprio di ABS Motori. Beh, ABS Motori secondo me è un prodotto nuovo nel panorama un po' dell'offerta della comunicazione. In questo momento, eh, diciamo... Eh, i mezzi di comunicazione devono essere diversi, devono essere, si, si frammentano, non c'è più solo la carta stampata o internet, ma devono, essere, eh, devono toccare più segmenti e più utenti eh, che chiedono qualcosa di diverso. È sicuramente una trasmissione interessante, finalmente c'è una trasmissione che riguarda un po' il nostro mondo che ai eh, più non è conosciuto, quindi finalmente si riesce a trasmettere qualcosa dei nostri problemi anche al mondo esterno. Trovo che sia un programma interessante, parla di cose che a noi nel mondo della scuola, legato al mondo dei motori, eh, è appetibile, quindi ci porta delle informazioni o ci dà la possibilità di esprimere delle opinioni interessanti. No, la vedo assolutamente un'opportunità perché il nostro settore non è molto, non soffre un po' di comunicazione, no? Quindi credo che sia una bella opportunità per noi e anche per chi la vede, per l'utente finale, sia comunque un qualcosa cosa che possa portare del valore aggiunto. ABS Motori è una novità perché è l'unico programma che parla del mondo dell'aftermarket e di tutto quello che c'è attorno. Nel caso di specie, io mi occupo di infortunistica stradale e ABS Motori è l'unico programma che dà voce anche a professionisti come me. Trovo che sia una trasmissione molto interessante, non solo per gli attori dell'aftermarket italiano, dei ricambi, ma che può dare anche molte informazioni al pubblico eh, che guarda da casa, insomma, ai privati. ABS Motori è un programma davvero interessante e che, ha, a mio modo di vedere, ha avuto il merito di portare al grande pubblico in televisione tutto quello che è. lo Strauna, straordinario mondo de, dell'aftermarket automobilistico, che coinvolge un sacco di operatori in tutti i settori per la manutenzione dell'auto e che appunto ha un fatturato enorme e anche un sacco di persone che ci lavorano. Esperienza eccellente, eh, innovativa, sicuramente un ottimo strumento per avvicinare il pubblico alle problematiche. Connesse all'automobile e a tutto quello che si gira intorno. Sicuramente un'esperienza da ripetere e i più sinceri complimenti. Il programma ABS Motori credo che sia un appuntamento eh, imperdibile nel senso che riesce a portare una competenza apparentemente molto tecnica eh, in un'azione molto divulgativa, quindi nelle case anche per far conoscere a 360 gradi quello che è il settore automotive. Beh, devo dire la verità, all'inizio ero un po' scettico perché ci sono. C'è cioè una sovrapproduzione di contenuti, però incuriosito dalla presenza di alcuni amici, di alcuni partner, ho iniziato a seguirla e devo dire che eh, state dando in pratica una rivitalizzazione, state in pratica raccontando un aftermarket vicino, un, un aftermarket propositivo. Per cui complimenti, spero di poter essere dei vostri nelle prossime puntate. Hai visto Francesca? un commenti credo totalmente positivi, anche perché lo ripetiamo, lo ribadiamo, lo sottolineiamo: siamo l'unico programma televisivo che parla di aftermarket, eh, sia nell'ambito delle quattro ruote che delle due ruote e anche di più. E ne siamo fieri. Meno male. <ride> ecco. meno male. E, meno male. e a proposito di aftermarket, adesso eh, Giuseppe, è, è il momento. momento esatto di raccontare tutte le novità, appunto, dal mondo aftermarket e di lanciare la sigla del TG, TG News. News. Epic Car, la nuova app che ti mette in contatto con la tua carrozzeria. EppiCar è la nuova applicazione per il tuo smartphone, disponibile sia su Android che su Apple, creata da Eco Express Carrozzeria Veloce. Una volta registrati, si viene automaticamente associati ad una carrozzeria EcoExpress per prossimità geografica. Con Epicar potrai chiedere e ricevere un preventivo via app, chiamare il soccorso stradale geolocalizzando la carrozzeria a te più vicina, ricordarti delle scadenze delle tue autovetture, ricevere tante offerte, promozioni e news dalla tua carrozzeria di fiducia. Don't worry, via Epicar. L'offerta Fork. Fork distribuisce i suoi prodotti capillarmente in tutta la penisola. Attiva sin dal 1991, Fork ha beneficiato negli ultimi anni, grazie alla qualità dei prodotti, alla competenza di settore e al rispetto per il lavoro dei clienti, di una costante crescita non solo di fatturato, ma anche di capitale umano. Valore aggiunto dell'azienda è l'attenzione agli aspetti ecologici e la presenza anche nello sport e nell'ambito dei motori. Innovazione Nexion. Tramite una breve dimostrazione di Domenico Marino, product manager della linea strumenti di diagnosi, Nexion presenta E1 Cruiser, dispositivo di diagnosi multimarca compatibile anche con veicoli di ultimissima generazione. E One Cruiser si distingue per velocità di comunicazione, potenza di calcolo, flessibilità e modularità. Grazie all'integrazione con E1 Tech Data, è possibile visualizzare in tempo reale tutti i dati tecnici necessari all'officina direttamente dallo strumento. Quante notizie interessanti è un po' la sintesi di quello che eh, capita nel nostro settore. Come sai Francesca all'interno del TG News raccontiamo oh, non solo di prodotto ma anche delle attività, così come facciamo durante la trasmissione e proprio per questo ritorniamo in quel di Bergamo per parlare di Insurance Meeting. Sentiamo la terza parte dell'evento. Durante l'insurance meeting è intervenuto anche Davide Comunello, che in video ha parlato di guida autonoma e di futuro impossibile. Analizzando citazioni famose quali L'auto diventerà un supercomputer e guiderà meglio di noi di Daniel Shapiro o L'automobile è il dispositivo mobile definitivo di Jeff Williams, si è concentrato sui fattori di cambiamento del mercato automotive. Tra questi spiccano lo sviluppo dei powertrain alternativi, ibrido, elettrico, idrogeno, lo stop allo sviluppo di nuovi diesel, le leggi dell'Unione Europea sempre più stringenti, Fit for 55, all'endotermico dal 2035, la crescita delle megalopoli, nel 2050 il 70% dell'umanità vivrà nelle città e le auto saranno più di 3 miliardi, l'internet delle cose, nel 2016 infatti 6,3 miliardi di oggetti erano connessi, nel 2020 parliamo di 20 miliardi e i progressi di intelligenza artificiale, già nel 2015 Mercedes-Benz porta sulla strada la F015 Luxury Motion, una concept a idrogeno in grado di guidare da sola in determinati contesti. Come saranno dunque le auto del futuro? Saranno CASE con Connected, Autonomous, Shared and Electric. Comunello ha parlato poi di ADAS, hardware e processori, mostrando come una macchina con guida autonoma riesca a vedere minuziosamente i dettagli della strada. A metà mattinata gli ospiti hanno poi potuto ammirare la struttura riparativa Lozza SPA, che è stata definita dai presenti un vero laboratorio dotato delle migliori tecnologie disponibili sul mercato e centro di riparazione green. Dopo l'interessante tour, sono ripresi i lavori della seconda parte dedicata allo scenario RC. Qui si è avvicendato sul palco Alberto Lozza di Lozza SPA con la relazione Autoriparazione Laboratorio Green 4.0. Parlando di cambiamento e di nuove esigenze fisiologiche del mercato, ha sottolineato l'incertezza totale del periodo attuale, sottolineando gli elementi importanti per fare la differenza, volontà, approccio, esigenze. Ha poi presentato metafora un insieme di competenze e professionalità di multinazionali che operano da sempre nel settore automotive e che si occupano di organizzazione e gestione, per conto proprio e per conto di terzi, di tutto l'iter generato da un sinistro stradale. Nelle prossime puntate gli altri interventi. Allora Giuseppe non ci fermiamo mai a raccontare gli eventi, diciamo mai in modo eh, generico. La settimana scorsa già vi abbiamo fatto vedere le interviste che abbiamo fatto io e la nostra inviata Giulia Colombo ai responsabili sinistri, adesso guardiamo la seconda parte di interviste. Ascoltatemi. Noi ci troviamo in una struttura che sicuramente è una delle più innovative d'Italia, sicuramente all'avanguardia. Ecco. Eh, appunto parlando di innovazione, come ci si può immaginare l'autoriparatore del futuro? L'autoriparatore del futuro sicuramente lo immaginiamo con caratteristiche standard che siano quantomeno simili a quello di oggi, le vetture sono sempre più evolute, gli standard riparativi sono ovviamente sempre richiesti nell'ordine di quella che può essere l'eccellenza, le riparazioni devono essere orientate sempre più ad essere eseguite con la cosiddetta regola d'arte, quindi è chiaro che è una struttura perfettamente attrezzata. Organizzata e allo stesso tempo green, perché abbiamo visto anche quanto sia stata portata alla nostra attenzione oggi la tematica del green, credo che possa rappresentare veramente la svolta e l'evoluzione del futuro anche nel campo autoreparativo per quello che riguarda ovviamente il settore automotive. Eh, credo che questo sia uno standard che anche gli altri imprenditori del settore dovranno, dovranno raggiungere. Eh, I temi ambientali, comunque, sia in un ciclo di lavoro che è abbastanza in salubre sono sicuramente importanti, quindi da questo punto di vista assolutamente è un'ottima location. Parliamo invece della giornata di oggi, come è andata e come sta procedendo? I temi trattati sono tutti estremamente interessanti, il connubio automotive e assicurazione è sicuramente prolifico, quindi questi, questi eventi ci aiutano in questo tipo di, di via che dobbiamo intraprendere. Oggi ci stanno raccontando un po' l'evoluzione dell'auto. Questo cambiamento, a vostro avviso, impatta anche sulle modalità di gestione dell'assicurato? Cosa si può dire a riguardo? L'evoluzione dei veicoli, l'evoluzione di tutti gli strumenti che permettono di assistere gli assicurati alla guida e che quindi rendono complessa anche la struttura e molto tecnologica la struttura dei veicoli fa sì che le compagnie assicurative devono essere preparate e pronte per fornire in prima battuta una rete di carrozzerie fiduciarie, quindi riparatori fiduciari che siano altamente specializzati. Che siano appunto in grado di maneggiare, riparare e eh, rendere eh, a regola tarte dopo la riparazione il veicolo all'assicurato? Ma eh, la questione è decisamente molto importante, relativa proprio all'evoluzione del veicolo e capire il cliente che tipologia di veicolo guida e così al momento del sinistro. Guida, eh, cercare di canalizzarlo verso una struttura specializzata in quella tipologia di veicolo e anche esclusivamente tipologia di danno. Quindi risulta assolutamente importante conoscere da una parte lo stato diciamo, della, di chi assicuri e soprattutto conoscere il tuo network. E qui viene buona anche l'eccezionale diciamo, eh, visita che abbiamo avuto oggi in carrozzeria Lozza. Parlando di innovazione, come ci si può aspettare l'autoriparatore del futuro? Sarebbe auspicabile avere strutture, tante strutture molto simili a questa su Rete Nazionale. È l'unico modo per gestire l'innovazione tecnologica e, mm, e il progresso e anche i rischi relativi a questo tipo di, di evoluzione, a cui il mercato assicurativo sicuramente deve dare il giusto, la giusta attenzione. In realtà, vedendo la struttura di oggi, eh, non me la immaginavo così innovativa, quindi sono. Piacevolmente sorpreso, eh, non credo che eh, tutti i riparatori potranno arrivare a questo, a questo livello, però è eh, sicuramente un, un limite al quale dovremmo tendere. Fabio, eh, due parole sull'evento di oggi: le sta piacendo? Le è piaciuta questa prima parte? Cosa si aspetta da un prossimo Insurance Meeting? È un evento molto interessante, sia per la platea, per i partecipanti, gli interventi molto interessanti. E trovo che eh, aver organizzato questo evento in un contesto come questo eh, sia particolarmente interessante perché aiuta a coniugare teoria con toccare con mano la realtà. Allora Fabio speriamo assolutamente di vederla anche al prossimo evento. Grazie. Grazie a voi. Ecco, e Giuseppe, a proposito di eventi, vogliamo spoilerare quello che capiterà all'inizio del. Vediamo di dire qualche, qualche cosa. Vediamo di dire qualche cosa dell'evento, ehm, oltre a tutti quelli che chiaramente ci saranno firmati 2SG nel 2023, ma eh, stiamo lavorando proprio in questi giorni su un evento che si terrà ai primi dell'anno, giusto? Eh, diciamo eh, sì, mesi che l'obiettivo è proprio quello di farlo tra la fine di aprile e eh, la metà di maggio. Parliamo dell'Automotive Italian Open Golf, questo torneo in teoria a due tappe, una al nord e l'altra al centro-sud Italia. Perché eh, le adesioni sono tantissime, come piace fare a me, diciamo per chi vuole sponsorizzare e partecipare, ci deve mandare dove ha l'indirizzo mail info la richiesta, ma poi noi contattiamo le aziende, contattiamo gli operatori, perché devi sapere Francesca che sono moltissimi gli operatori di golf appassionati di questo sport. Uh -huh. Quasi professionisti. Bene, quindi sicuramente sarà una giornata bellissima. Speriamo che ci sia il sole e sarà un evento imperdibile. Ci sarà eh, sicuramente il sole, ma Speriamo. noi avremo tantissimi ospiti. Tu mi hai detto che conosci qualcuno, che tra Io i tuoi amici, sì, però sì. non spoileriamo Non lo dico, nulla, però no, forse, forse ci può forse. essere anche uno special guest. Vediamo perché ho un po' di contatti sarà, nel mondo del golf. Assolutamente. <ride> <Va> Parliamo <ride> di professionisti e di amanti di questo sport. Esatto, esatto. Allora, eh, Giuseppe, ci fermiamo un attimo, Già. il tempo vola. Sì, ecco, il tempo vola, eh, ritorniamo tra pochino. Con gli altri nostri servizi, quindi rimanete qui. Però A tra poco. stai bene con il cappellino. Eh? Anche tu. Grazie. A tra poco. Buon Natale. thank Ancora Natale! Registra la tua auto! Scatta le foto del danno e invia le collab per un preventivo in 24 ore! Don't worry, di Epicard! Seconda parte della trasmissione più bella del mondo, ABS Motori, lo dico io che sono il conduttore. No, lo dico anch'io. Con Francesca. Ecco Francesca, eh, dicevo, dico sempre che tu sei in giro. Sì. Adesso dove sei stata? International? Ecco, eh, international perché siamo un po' internazionali, adesso sentirai il mio sempre. inglese, anzi non lo sentirai perché però no, vabbè, poi te lo faccio no, vedere no. originale. Comunque abbiamo intervistato i responsabili Eneos per sapere un pochino di più sulle loro strategie cosa e su succede? questa e su quest azienda. Esatto, cosa, cosa succede? sta succedendo? Novità, Guardate. novità, tante novità. Ci dice quali sono le future strategie di Eneos. L'obiettivo di Eneos è quello di essere un punto di riferimento per il mondo del motosport e la nostra presenza nei principali saloni va in questa direzione. Il prodotto lubrificante è fondamentale per le performance dei principali costruttori moto perché sviluppano motori evoluti, innovativi e sempre più tecnologicamente avanzati. Quali sono le novità che Eneos ha presentato al mercato nel 2022? Il 2022 è stato un anno importante per Eneos perché ha visto il lancio di due prodotti all'avanguardia. La serie X-Prime, dedicata a motori dalla tecnologia più recente, compresi gli ibridi elettrici e gli hybrid plug-in, e la soluzione EV Fluid, dedicata specificamente ai motori elettrici, una novità assoluta nel settore. Cosa ci può dire della presenza di Eneos nelle fiere 2022? La nostra presenza è dovuta anche all'anno speciale che stiamo vivendo e che ci ha permesso di festeggiare i dieci anni della partnership con Yamaha Factory Racing Team in MotoGP e soprattutto la partnership con AC Milan, campioni d'Italia. Allora, adesso è il momento di dare i numeri. A noi piace tanto farlo, in compagnia di Francesca ci divertiamo, è vero? Sono proprio io che do i numeri, infatti. In, così, esatto, eh. in questo servizio sentiamo che cosa ci dici, su che cosa, le matricolazioni. L'UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, ha riportato nel mercato auto Europa un novembre in crescita, più 17,4%. Il mercato dell'auto in Europa continua il trend al rialzo anche nel mese di novembre. Nei 30 paesi, 26 dell'Unione Europea, Regno Unito e i tre paesi dell'EFTA, nel mese sono state registrate 1.14.630 immatricolazioni, più 17,4% rispetto alle 864.046 di novembre 2021. Negli 11 mesi il totale è di 10.196.115 vetture, meno 5,8% rispetto a 10.824.193 di gennaio-novembre 2021, con una perdita di 628.000 unità. Come proiezione a fine anno, un RAI stima per il mercato europeo una chiusura 2022 a 11.300.000 vetture vendute, pari a circa meno 4% rispetto alle 11.774.885 unità dell'intero 2021. In crescita a novembre le immatricolazioni dei 5 major markets, con valori che vanno dal più 9,8% della Francia a più 10,3% della Spagna, a più 14,7% dell'Italia, più 23,5% del Regno Unito, fino al più 31,4% della Germania. Negli 11 mesi l'Italia, al quarto posto sia nel mese sia nel cumulato, mantiene la performance peggiore, meno 11,6%, tenuta a distanza la Germania, meno 2,4%, Regno Unito, meno 3,4%, Spagna, meno 4,4% e Francia, meno 8,7%. E ecco, a proposito di numeri, Giuseppe, adesso diamo anche questo flash e qualche dato anche sul mondo dell'elettrico. Sono curiosissimo, curiosissimi secondo il centro studi Promoter, le ragioni dell'insoddisfacente situazione italiana nella transizione all'elettrico possono essere identificate nella scarsa diffusione delle colonnine e degli altri dispositivi di ricarica ma anche nel fatto che gli incentivi varati nel nostro paese nel 2022 per sostenere gli acquisiti di auto elettriche sono stati sicuramente poco efficaci in quanto una parte importante dei fondi stanziati è rimasto inutilizzato mentre i fondi stanziati per favorire l'acquisto di auto tradizionali con emissioni fino a 135 grammi di co2 al chilometro si sono esauriti in un paio di Settimane. È del tutto evidente, quindi, afferma Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, che il nostro sistema di incentivi per l'acquisto di auto con emissioni zero o a basso impatto va profondamente rivisto. Per quanto riguarda le ragioni che hanno determinato la ripresa del mercato dell'Europa occidentale, ha proseguito Gianprimo Quagliano, tutti gli osservatori sono concordi nel ritenere che la causa prima dell'inversione di tendenza va ricercata nella maggiore disponibilità di componenti essenziali, come i microchip, la cui carenza aveva fortemente penalizzato la produzione di autovetture, provocando una crisi dell'offerta che si è sommata alla crisi della domanda. Sempre secondo Quagliano, le prospettive per il 2023 appaiono moderatamente positive. La ripresa continuerà e potrebbe rafforzarsi nell'ultima parte dell'anno. Allora Giuseppe, tra poco è il momento del nostro servizio tecnico, però prima io so che volevi dire qualcosina. Sì, volevo nel... ringraziare, eh. brava Francesca, chi eh, ci ha aiutato a realizzare le 66 puntate di ABS motori e devo partire appunto dal Marco Lorusso che ha seguito anche questo servizio che lanciamo a breve, sì. Giulia Colombo, Filippo Sani, Emanuela Frascaroli, Francesca Polari, Martina Stelluti e poi Ga Gaetano Cesarano, il nostro amico Gabriele. Gabriele Rocchi. che si vede tutto quel, tutte le volte che sbagliamo, il nostro ragazzo della post produzione. E Giovanni dalla regia che ci segue, cancella le nostre imperfezioni solo le mie perché tu devo no, dire che sei quasi vero. perfetta poi con questo cappellino sei perfetta. piace il cappellino? Molto, vabbè molto molto. poi ovviamente Giuseppe Polari no, grazie, e grazie. Anche, anche te, anzi speriamo, sei tu sei speriamo tu di po'. fare, ma adesso lanciamo il servizio vediamo Francesca. come se la cava Marco Lorusso come inviato, guardate allora oggi ci troviamo alla Daytona Car Service di Reggio Emilia siamo in compagnia di Giuliano che è il titolare ringraziamo anche di averci ospitato all'interno della sua officina, ciao Giuliano Prego, non c'è di che, anzi è un piacere. E niente, oggi volevo farvi vedere un, un motore di un Audi Q5, che abbiamo avuto un problema di trafilaggi d'olio, per cui eh, vi spiegavo in breve modo l'intervento, che sarà di smontaggio della distribuzione della parte superiore del motore, quindi del castello dell'alloggiamento valvole. Ecco, perfetto Gianna. Allora, per far capire meglio al nostro telespettatore, che è poi è anche il nostro amico, il nostro automobilista, come fa ad accorgersene quando c'è un tipo di problema del genere sulla sua autovettura? Ma generalmente eh, si può, intanto gli odori, ovviamente le auto di adesso difficilmente hanno perdite, però nel sottocofano ci sono parecchi particolari molto caldi per cui generalmente si sente un odore acre oppure si trovano le classiche macchie d'olio per terra. Ecco. Ecco, ma questo è dovuto anche a una cattiva manutenzione del veicolo oppure è... Un problema che può succedere per un difetto appunto del veicolo stesso? No, questo avviene negli ultimi, nei veicoli degli ultimi 10-15 anni perché come peculiarità costruttiva diciamo che la testata è divisa in due parti, per cui eh, questo sandwich avviene, viene sigillato con del, mh, appunto dei siliconi o comunque delle paste che sono abbastanza morbide, abbastanza resistenti. Non sempre però riescono a mantenere le loro caratteristiche, quindi molte volte, visto le vibrazioni che ci sono col movimento degli alberi e quant'altro, tendono per, per vibrazione proprio a staccare la, la pellicola e a cominciare il trafilaggio d'olio. Quindi possiamo imputarla a un problema comune di tutti gli autoveicoli? Sì, 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 specialmente nei motori un po' più complessi, ecco quello che vediamo, un 2000 che eh, veste quasi tutta la gamma Audi Volkswagen, quindi è un motore molto trasversale, quindi qua può capitare benissimo, è chiaro che più i motori sono, eh, sono di comune utilizzo e più le, le, i guasti si, si presentano. Ecco. ecco, un danno del genere, Giuliano, più o meno quante ore di lavoro comporta? Allora, eh, lo smontaggio del castello, premesso che qua abbiamo il catalizzatore SCR, per cui eh, abbiamo diversi componenti aggiuntivi, comunque si aggira sulla ventina d'ore, ecco. Premesso che la distribuzione ovviamente è sottinteso che venga sostituita. Ecco quantificandolo in un costo, ecco. Il nostro automobilista quanto verrebbe a spendere per un danno del genere? È difficile imputarlo, perché poi molte volte mentre sei, mentre sei in lavorazione alcune cose vengono aggiunte o tolte, comunque super giù dai 1.500-2000 ai 2000 euro. Insomma. Ecco, perfetto, che non è una cifra, poi diciamo irraggiungibile. Niente, lasciamo Giuliano al proprio lavoro, lasciamo anche Fabrizio mettere le mani nel motore e ridiamo la linea allo studio. Salutando Giuliano e grazie per l'attenzione. Grazie a voi, buon lavoro. Linea allo studio. Ecco Giuseppe, allora siamo arrivati al termine di questa nostra puntata, l'ultima del 2022. Sì. Che dire, vabbè, qua Grazie. ci sono le nostre riviste, quindi seguiteci sempre, ci siamo anche sui social, siamo ABS Motori. Ti ringrazio a te Giuseppe che è stato un anno veramente bello, devo sì, dire la sei verità. Divertita? Mi sono divertita, poi Hai chiaramente girato con il eh? Hai girato ho girato tanto. parecchio e con il tempo ci si affeziona a questo mondo perché la verità... Quindi ti ringrazio e ovviamente vi auguriamo a tutti buone feste. A BS Motori ritorna. Sì, sì, con il nuovo anno, sempre di giovedì alle 20.30. Io vorrei, vorrei eh, ringraziare te, Francesca, la redazione, tutti quanti, ma soprattutto Babbo Natale. Esatto. Perché che ci, ci porterà, speriamo, i dolcetti tanti regali. Speriamo. Buona serata a tutti e Grazie. buone feste. <ride> Buona serata, buone feste e buon Natale.